diretta. Bene, da qui inizia il vero e proprio sentiero, ragazzi. Tentando la cima del Talvena, che non si vede giustamente, ma guardate davanti a noi il Pelf, la Schiara, la Gusella. Allora adesso puoi salire in mezzo qui per arrivare poi dall'altro lato. Avremo un piccolo pezzetto di ferrata, ma niente di... è un corrimano. E si continua a salire, ragazzi. Da qui si vede benissimo tutta la Schiara nel suo splendore, veramente. Guarda che gli uccellini vengono qua a prendere l'acqua. Ora ripartiamo, anche se ancora un'oretta. Ragazzi, le carte non si buttano per terra, mi raccomando. Ci stiamo dirigendo verso Cima Zita Sud. Vediamo quanto c'è ancora da scarpinare. In ogni modo, che il panorama, ragazzi. Questo qui è un sentiero d'alta via, numero uno. Ragazzi, è come sfogliare un libro qua. Fai una curva e ti si apre un nuovo orizzonte. Incredibile. Conquista della Cima Zita Sud, che è quella. Peccato per le nubi che quest'oggi ci ha inseguito come al solito, però qui c'è un panorama, ragazzi, davvero supersonico, che non c'entra niente, però Cima Zita Sud
qui dietro ci sarebbe il Telvine. Madonna, che figata. Bene ragazzi, mi cingo a fare anche quella di mezzo. Rimaniamo là. E adesso andiamo su qua. Eccoci arrivati. Anche la cima. Zitta di mezzo. Wow. E la Madonna, che panorama ragazzi. Ma questa foschia. Che giro ragazzi oggi, veramente. Siamo a quasi 1800 di dislivello. Torniamo in giù va. E alla parte leggermente peggio. Bene, allora abbiamo deciso che dopo le due cimette qua ci dirigiamo, facciamo l'anello di questo monte qui per poi ritornare di nuovo al piano di Fontana, e quindi in discesa, al posto di seguire il sentiero dell'alta via, deviamo un po' a sinistra e scendiamo qua su queste simil tracce. Insomma, è un po', dobbiamo seguire diciamo questa via qui che ci porterà poi giù dall'altro lato. Mamma mia ragazzi, ma che panorama, che panorama, che panorami ragazzi, che panorami incredibili. Sembra di essere veramente in un altro mondo qua, eh. Beh ragazzi, che avventura direi. Queste qua sono stelle alpine. Queste qua sì. Ma la stella è la prima volta che le vede. Stelle alpine queste. Guarda quante. Beh ragazzi, che figata. Guardate quante stelle alpine. Mamma mia quante. Eccoci ragazzi, siamo ritornati al rifugio Piano di Fontana, dove ci darà ristoro al momento, sicuramente col bere intanto, dopo si vedrà. Eccoci finalmente a Piano di Fontana, dove ora berremo sicuramente qualcosa. Guardate che posto ragazzi qua, con una visuale incredibile.
Ora lasciamo il piano di fontana e facciamo la strada a ritroso come abbiamo fatto circa prima. È la stessa strada per il rientro. E dai, diciamo che siamo a metà strada sul rientro. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e al prossimo giro. Comunque giro abbastanza complesso questo, comunque 1800 di dislivello, credo sui 20 km circa, 20-21, quindi sì, vado un po' di preparazione, insomma. Trovate la mappa su Komoot e niente, ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.